Salve a tutti, bentornati in un nuovo video. Come avevamo promesso, abbiamo portato un altro gioco di carte molto conosciuto. Oggi vi mostriamo uno dei mazzi che usiamo, uno dei tanti mazzi che usiamo per gankare, perché su questo account Insignite ci gioca da Dall'inizio, quando è molti uscito. anni, e quindi c'è tanta roba e quindi riusciamo a portare tanti mazzi, diciamo. Shop un casino in mezzo di soldi. Quindi vi facciamo partire l'analisi del mazzo. Eccoci qua col mazzo. È un druido, specificamente un Quest Eris Druid. Eris, per attivarsi, deve essere un monocopia. Perché Eris dice: se il tuo mazzo ha una sola copia di carta, duplica la tua mano. In più si gioca Zephyrhis, che è una carta generica che dice: se il tuo mazzo ha una sola copia di ogni carta, esprime il desiderio della carta perfetta. Vedrete poi cosa succederà. Sì, è molto È comodo perché molto. Ovviamente Zephyrhis poi la Quest, aiuta Quest molto. del druido fortissima. Esprimere il potenziale, concludi 4 turni con almeno un mana rimanente, ti dà un potere eroe Rack Med Obsidian. È passivo e dice: tutte le tue carte che hanno scegli attivano entrambi gli effetti. Quindi poi il mazzo si basa su tutte le carte con scegli o comunque legate allo scegli, tipo rivieni un servitore con scegli, se lanci una magia con scegli ti dà entrambe le opzioni in mano e vabbè, carte per riprendere in mano Zephyrhis. E poi tipo Loti, che scegli si trasforma in una delle quattro forme. Se te hai completato la quest, Questa, ecco, le tutte e metti quattro. tutte e quattro insieme e ti Diventa una evoca figata un pazzesca. 4-6 con provocazione, furtività e veleno. Comunque molte carte con scegli, tra cui la carta principale, il Scenarius. Tu lo giochi, più 2 più 2 ti evoca, se lo giochi lui ti evoca un 5-8 2-4-4 con taunt. E se hai dall'altra board gli dà più 2, Vabbè, fortissimo. mica male. E comunque molte carte con scegli, come potete vedere. Innervazione, tutto E quanto. poi si gioca Elise per copiare la mano. Principalmente si usa con Zephyrhis, perché Zephyrhis è veramente utile in questo mazzo. Cioè, se tu sei in difficoltà o in qualsiasi situazione tu sei, lui ti dà la carta che ti serve. Più o meno. Ti fa Lethal, Non ti dà sempre. Lethal, ti dà i taunt se il tuo avversario ha board, ti cura se hai poca vita. Fa tutto lui. Lui fa tutto. Però dipende, non sempre. Poi ti dà, vabbè, Barista Ha per riprendere in notato. mano i grid di battaglia. Quindi li potresti riprendere. Dai, mi stai dicendo. Zephyrhis, Lei stessa. Elise. Una delle carte più forti del mazzo è questa. Se tu hai finito la quest, lui 5 mana ti evoca 2-5-5 con È come assalto. giocare un 10 a 5-5. Con assalto. Con assalto, non male. E vabbè, tutte molte carte con scegli. Direi che possiamo farvelo vedere in partita, in classificata. Ovviamente noi siamo anche Perché bassissimi. abbiamo appena riniziato, cioè non stiamo marcando tantissimo, ma Ok, quindi questo is Druid, andiamo. siamo contro Shaman. Eccoci in partita contro Shaman Apostal. Questa è la poesia Apostal. Minchia, che partenza cattiva. Non è vero, è una partenza di me. Vai, la quest fate conto che rimane Te sempre in vai mano. via. La quest sì, la quest ti viene sempre in mano, ovviamente. Le Sì. queste sì. Ma mi sa che Quindi valgo non. tutto. Bene. Fortunatamente parto per Sì, secondo, così quindi riesci già a ho la attivare la coin. quest. Ho la coin, va bene, ci sta come problema di mana. Arrivo solo Sono uno 6 che anch'io. faccio Nourish, che mi fa pescare altre carte e mi dà 2 mana. Quest contro quest. Questo è un Bello. quest shaman, uno dei top tier, diciamo. Sono belli i shaman. Ovviamente, visto che devo terminare il turno con del mana, coin. Così va già a 1 su 4. La presenza non è male. Purtroppo il prossimo turno, a meno che non pesco un drop a 1 o comunque la magia a 1, sarà un turno vuoto. Cioè di passo, così vado avanti con la quest. E il turno 3 anche. Poi dal turno Nimbo. Grido di battaglia. Ci sto. Ah, passi Passo. così. Il prossimo turno mi sa io power, decisamente. Sì. E poi via turno 3 Ti ha avuto un gioco la palo che fa volpe. male. No, vabbè, ci sta. Perché curva di mana. Quindi sì, te in curva di mano in questo mazzo la spanculizzi. Ok, questo fa. Direi di andare Fai potere di nuovo, mi sa, power è tra le bello due. qui. Decisamente. Comunque notare che abbiamo i carteroi dei preordini. Perché qualcuno qui shoppa poco. Vabbè, mi piace come Sì, è un bel gioco. gioco, un bel Lo gioco. porto da qua, cioè lo Ci porto. gioco. Ci gioco, scusate, da tantissimo. Lui fa un turno 3 Solo che ho abbastanza poco forte tempo in questo. proprio per Infatti la abbiamo l'account insieme per quello. Questo è fatto. Oltre che per il canale. Questo è un fatto. Soprattutto nel suo mazzo. Ah, che è un po' strano, vedo delle carte che non ho mai visto in un coso, ma è un po'. Allora. Io giocherei quello che mi viene una magia. Io sì, di sicuro. Però questo è un bel top deck, perché così al prossimo turno gli ammazzo voi.
Poi il turno dopo faccio un wish. Sì. E lampo come un mostro. Vediamo che se mi dà lui. All'inizio sembra. Ah! Direi questa decisamente. Sì. No, come stavo dicendo, questo mazzo purtroppo. Ah, poi ovviamente c'è flop. Sì, sì. No, stavo dicendo comunque gonfie. Mm-hmm. Che... ecco, questo è finito, scusami, guarda che bella animazione. All'inizio sembra che sia un po' sotto. Le tue carte attivano due volte e entrambi gli effetti scegli. Beh, finalmente. No, ma io fai conto che lo giocavo anche prima quando c'era solo la leggendaria. Ah, si può fare leggendario. Ah, bello. Vediamo, dai. Ah, un sempre di lui. No, non di lui, di lui. Non è male. No, spiegami soltanto. Se mi fai tu. Fai questo o fai? Mi sai che non è male. No, io non attiverei quella volta. Perché? Io attiverei quella che volevi tirare te per. Questa di sicuro? Sì, sopra il 4. Ah, è vero, perché prima pesco. Esatto. Hai ragione. E poi se vai al cellulare. Se c'era Starf. Se pescavo Starf. Starf. Ecco. Perfetto. Questa faceva, vabbè, questa faceva bull clear. Ti conviene giocare a 2. Così tanto non devi usare tutto il mana. Non sì. Ha senso. E così peschi anche a fine turno. No, non ha senso, tanto la quest ormai l'ho finita. No, non ti dice quando finisce la quest, dice bene. No, lo so, dice se dai a fine turno del mana, peschi una carta. Io però ormai la quest ho finito. No, gioca la 2. E questo non è la. Perché tanto lui per 3 dare deve attaccarti con tutto. E tanto al prossimo turno io faccio un wish. Al prossimo turno io faccio un wish. Esatto. Lampo come una, uno schifo. Non ha, così adesso lui questa, è costretto questo a attaccartelo. Questo top deck è fortissimo, considerando che ho dopo ho 2 mana. Faccio 2 spedizioni. Come si chiama? Tutti non ne avete bisogno. Boia. Ah, adesso ti pulisci la borsa. Ti ha attivato quella? Mi ha attivato un wish. No, come funziona quella carta? La messaggio non c'è una magia casuale nella mano. Mi ha attivato un wish. Vabbè. Vabbè. Ciao amico. Madonna che male. Ciao amico. Ciao amico. È stato bello. Ah, adesso pulisci la borsa. Sì, sì. Non so se è questa è la forza di Starfall attivare. Allora, o puoi giocare tagliotto, mi sembra Io spreco. No, io attiverei. Faccio spedizione e profippo. Sì, così. Vediamo questo becco. Bello il 5. Ah, rosy. Direi decisamente rosy. Sì. Ho un doppa 1. Scenario. Poi mi sa che ho 9 carte. Sì, sì, 9. Cioè, carte. Noi abbiamo fatto. Lui ha fatto una cazzata. Sapendo che sei shaman. Ma perché? Perché in realtà allora, non si cosa, sapevo neanche se beccava questo era fortissimo. Perché gli andava sicuramente su un suo migliore. Però ha beccato questo. Cioè, se becca anche questo o l'altra era. Non sapevo neanche se giocassi con la carta di Versa. No, si si gioca contro gli OTK. Ah, perché gli attivi fuori tutto. Perché gli OTK se ne gioca pochi adesso. Questo è un po'. Io giocherei quella, così vai tantissimo di armo. E poi gioco a Rosy, mi sa. Sì, Osi, così trae di tutto. Zephyrs che mi dà Fireball e gli trae del 3-6. E così lo copi, così lo puoi giocare un altro. Sì, dopo flop. Mi sa che faccio così. Penso mi dia Fireball. O Silence. Ah, ancora meglio. Ah, Shizam, giusto. Perché abbiamo l'armatura, non ci avevano pensato. Bravo Zephyrs, mi sei piaciuto. E tu hai potenza. C'è ragione. Sì, lo potenzi, giusto per fare un po' di corda. Si può fermare, il potere del tempo. Anche se è un po' non ci avevo pensato, Shizam. Bravo Zephyrs, mi sei piaciuto. Questa è la forza di Zephyrs. Si utile da 3 carte che in questo momento ti possono essere utili. Non ti legge la mano. Ha notato Atrix un po' di giorni fa in live. Cioè? È del tipo, io ho tante board clear, però ho bisogno della vita, perché tipo se giochi mago lo giochi anche nel mago, nel mage. Ha notato sì, che lui purtroppo non riesce. Ah, ho capito. Però ottimo, quello dell'avversario so di sì. Perché una volta ho giocato che il mio avversario aveva 9 carte in mano, mi ha dato quello che costa 1 in meno per ogni carta in mano del tuo avversario. Quello cioè che perde salute, scusa. No, non ti legge le carte che lui ha precisamente in mano. Mostra. Cioè mano a mano intendo proprio non ti legge le mani cos'hai di carta. Sì, non sì. Che l'avversario vede che ha tante carte e ti dà una carta che sfavorisce il tuo avversario. Tipo se ha 2 carte ti dà la. Si chiama la tiglia di Buscoteto, quella che prende un 3-12 e prende uno di. Merda. Ah, bella. Ne puoi giocare altri due. Non so, onestamente, non so se mi dia flop o mi dà Zephyrs. Penso mi dia Zephyrs. Onestamente, penso mi dia. Sea Giant? Perché hai tante carte in mano. Lo giochi a 4.
giochi anche e lui. Poi mi riprendi mano Zephyrish. Sì. Veramente c'è tratto proprio una combo bellissima. Mi dà Zephyrish. Mi dà Zephyrish. Non mi dà Frop, mi dà Zephyrish a costo 2, peraltro. Che svorata. Ah, il prossimo turno poi gli entra. Se non mi tarda 8-8 gli entra un scenario grande così. Con tutto buffato. No, c'è già rotto discretamente. Hero Power, quindi si attivano due volte i suoi di battaglia. Questo è forte. No. Ho visto cos'hai beccato. Swipe. Madonna. Scusatemi. Però non hai spazio. No, non ho spazio. Questo lì va decisamente face. Sì. Vai, vai. Ah, puoi giocare in... Ah, no, mi sa che gioco Osi. Giochi Osi così. Così gli, faccio, gli vado a faccio con la sì, sì, ti conviene. Non mi ricordo, ci gioco che sia salto. No, se avesse... No, lui. Tagliotto. No, tagliotto è bello, se ti metti caso ti pulisce la borda, lo puoi fare tre, perché hai eco e... Io al prossimo turno ho vita in 17 modi diversi. Tipo così, così. Ah, io gioco... Così. Vedi te, se vuoi chiuderlo con... No, io gioco Scenarios, prossimo turno. Sì, direi decisamente Scenarios. Penso sia vita. Sì, sia vita. 20 10 Sì, sì, è vita, è vita. È vita, tutta la vita. È vita! È bello. Uccidilo però con la rana per lui. Bella giocata. Ci sta. Grazie della giocata. Ah, ah, si è arreso. Peccato. Ecco il secondo avversario, un Maiev, un Gado. Cosa sarà? Tempo? Tempo, quello che ti prende le carte? Secondo me è un quest? Boh. Ah, bella sta mano. Mi gusta. Sono belli l'ultima. Le api sono belle. Api con 3000 punti esclamativi. No, sono solo 3. Peccato che non. Non faccio 5 secondi. Lui secondo me è un quest? Se non è un quest, cosa può essere? Questo o tempo? Perché tempo è un quest. È un quest. Quindi forse aveva anche la combo del 20-20, però. Oddio, quella che non si attiva mai. No, quella che si attiva. Comunque, te ha quella carta che è sempre in mano, Zephyr. Comunque ho visto un'altra versione, ecco, che se la volete. Coin. Ah, se... gioca subito la volpe così. Wow, non l'avevo mai visto giocare nero. Gli ha dato 4 carte del lado. Rido, ma rido tanto, tanto, tanto. Io è decisamente. Così. Non fai il tuo mazzo, non è di piante mucche sto mazzo. No, è bello, l'api pulisce molto. Sì, l'api è molto forte. Tra mana ti evoca 4-1-1 che attaccano. Cos'è il combo? Questa è come è un quest con magari la giunta del 20-20. Ah, vai, è il potere rapido. Vado di Zephyrish. No, non ti serve, non hai niente. Tipo io Zephyrish potrei proprio l'ultimo. No, perché ho troppo in mano. Ma è per quello che dicevo. Melmoid. Sì, no, ma comunque con Zephyrish rimarrei in... Sì, sì, però non so. Non so, se, non so sai se ti regga a quest, perché se mi reggeva a quest mi avrebbe dato, penso, coso, come si chiama? Dopo uno sceglie. Ah, può essere questo. Spedizione può diventare un bel swipe di top del collo, questa go forte. Io andrei di apetta. Su ultra 3. E qui attiverei quello di 1-1. No, perché poi non finisca questa. Ah, è vero. Finita la quest. Prossimo turno gli ho un wish di andare in una casa. Anche perché come mana è decente, perché qualsiasi cosa che fa ho il counter. Per forza dov'è questo lì. Questa è forte, prende +1/+1 e assalto. No, ma al prossimo turno a me non mi interessa il gioco wish. Dici? Sì, sì. Pesco 3 e vado a +2 di mana. E dopo? Eh? E dopo se non pesco nessun drop a 2, non gioco. Bello che si attivano tutti e due una volta. Così se no, ti tratta uno come... fa burn. Ah no, pensavo su di lei, avevo visto su te lo tratta così, eh? Sì, avevo visto l'animazione su di lei. Così riesce a tradare. Ah, ma così ho sprecato delle risorse. Questo è tanto un bene. Beh, io gli entro. Era per un fatto. Non so se intagli di Kogui o con lui. Addirittura sai con chi puoi entrare, non trovate così e ti piango. No. Si può anche fare. Ma trovate così no. Io faccio lui, Zilliax. Ho capito, Zilliax e quello che può fare così. E poi mi dà tutte e due le copie in mano. Mi dà tutte e due le copie in mano. E tra di cosa? E tra di così. Così sai, protetto per dopo e riesci. Troppo bello, sì. Comunque, è divertente. E comunque è un altro Zilliax in mano. Per fortuna è monocopio, diciamo, buono che palle. Vero? No, vabbè, no, comunque, no, sì. No, per forza, dicevano che monocopia, perché il calte è monocopia. Ha detto non ne vale la pena fare un mazzo monocopia e prendere delle copie di calte per giocare questi effetti, perché non erano fortissimi. Poi per l'ultimo giorno hanno rivelato lui e hanno detto ok,
mite monocopie. Cioè, unico monocopia che avevano detto quando sono stato esplorato le carte, hanno detto Bran. Perché Bran, essendo monocopia, fa tipo con 8-8 in carica, forte. Mm-hmm. Poi con Zephyr. No, più che altro sai cosa? Che tanto alla fine delle volte ho visto dei mazzi che puoi anche non giocare le monocopie. Li fai no, diventare tipo, monocopia. Sì, tipo giochi il 2 per di 5-6 carte. E poi quando sai che hai finite, cioè quando vedi che è già lo Zephyr sul gioco. Sì, capisci. Gioco. Perché se volete comunque dal prossimo video useremo il tracker. Ah sì, che ce l'abbiamo, non l'abbiamo attivato. Attivato perché ci hanno dimenticati. Sì. Detto come va detto. Sì. Ci siamo dimenticati. Quindi siamo un po' patacchini. No, è che stiamo settando tutto nuovo. Quindi ci siamo. È riuscito a trovarmi tutto. Ho usato un brisso. Sì, sì, allora. E ha preso anche 4 anni fa. Bella lei, bella lei. Io mi sa che è into di lui. Sì. Into di lui. Puoi anche bombarti lui. Ah, tutti e due. Anche se non. Di lui. Sì, esatto. E ti vedi questo. Gli ho intanto di faccio. Tanto. Tanto noi abbiamo un 5-6. Ah, tanto se abbiamo cosa abbiamo chiuso perché di solito. Vabbè, sì, al prossimo turno se non mi pulisce proprio. Anche a me, lui. Se proprio non mi pulisce tutta la board dentro con Zephyr mi dà. No. Mi dà luna di sangue. Ti dà qualcosa che ti fa lì. Mi dà luna di sangue, di sicuro. Vale, lo posso anche cercare. Mi dà sicuro luna di sangue. Veramente. Che è quello che dà. Cazzo, questa volta. Mm. Vabbè. Bello che te ne può dare due. Vai di cosa di Zephyr, giusto per vedere cosa ci dà. Giusto per vedere il brivido. Secondo me ti dà. Palio però. Cosa che devi è un tutto che te ne puoi giocare quello per lui. Ah, non è male. Gioca quello che potenza Zephyr, quello lì. Questo? Sì. No, perché? Boh, allora. Prendo Tyrion. Tyrion. Tutta la vita. E lo puoi giocare un altro. Di cosa? Di no! Non lo puoi sprecare. Metto su Tyrion. Ti copi Tyrion, dici? Eh? Perché avevi la melma quella che copiava. Sì, ho melmo, però non, cioè ormai non mi serve. Yorital mettendo giù Bold e con ho messo su Tyrion perché poi lui mi dà una 5-3, quindi Yorital della sua arma in pratica. Mm-hmm. Oh shit! Oh shit! Non ci avevi pensato? Oh shit! Osta sta cosa, vabbè. Sì, ok, però, cioè. No, è troppo lento. Cioè, sta giocando lento. Boh, vediamo. Finisce la questa. Questo cosa fa di dare giappone? Non ha l'arma quella che non rende immune. La 3-3 che quando. La 3-2 che quando attacca rende immune. Io vado di lui e di Gotti. Sì. Mi do scudo divino. Mi do scudo divino. Qui del vento e scudo divino. Scudo divino. E poi vedo. No. Sì. Sì, vai di Lotti. Che lei è un 4-6 con fulta vitale. E siamo così siamo lì. Se non gioca con provocazione o qualcosa abbiamo vinto. Se non top deck a Tyrion. Per me troppo no, carte. Tyrion comunque. Comunque Tyrion glielo rimuovo. Sì, sì. Cioè, no, semplicemente faccio. No, no, va bene quello perché dopo lo uccidi. Se lui gioca a Tyrion, ok. Puoi giocare o la copia di lui. Sì, per me che Tyrion è una scudo divina, ricordo. Questo merita di perdere solo perché ha provato a bersagliare uno con furtività. Oh, yeah. Quindi se io attacco con Lotti, sì. Non muore. Perché ha scudo di vino. Quindi o io gli tolgo scudo di vino così e poi lo attacco con Lotti o faccio Lotti, prendo due Lotti, però gli tolgo Tyrion. Si sta preso a margine di. Se ha Tyrion in mano gli dà più due. Sì, però il problema è che tu lo abbia tutto. Sì, perché gli dipende cosa fa ancora. Perché io con questa glielo lascio. No, non con quello. Dopo proprio lo togliamo. Cosa? Anche con questa guarda. Ma gioca l'altro? No. Beh, ho vita. Cioè, vita. Cioè o puoi giocare quello o l'altro, l'abbiamo dimenticato per quello. Mi scateno! Vinto! Bello. E avevano tanti modi, potevo giocare Oasi, potevo giocare Lotti, sì, avevo 350 modi di vita.
comunque vabbè, sul mazzo ci rancare da rubare. È un po' lento, perché comunque un po' le partite due non pare forte. Forte, forte. Dopo aver fatto queste partite con un po' di commento, queste due vittorie. Diciamo che ad oggi iniziamo ufficialmente Hearthstone. Sì, se volete dirci qualche mazzo nei commenti, noi a discrezione delle carte che abbiamo ne selezioniamo alcuni. Perché vogliamo ricordare. Comunque diteli, perché comunque di carte ne abbiamo e ce le possiamo procurare. Sì, diciamo. Sì, perché tanto è un gioco che mi danno una cosa da bella. Esatto. Diteci i mazzi, noi con le carte che abbiamo scegliamo quali possiamo portare e quali no. Potete consigliarci anche dei mazzi combo. Va bene, comunque va bene. Direi che possiamo. Ciao alla prossima, ragazzi. Ciao ciao.